Ma ora veniamo al momento che tutti stavano aspettando. Valutiamo quanto ho speso per le skin. Assurdo. Ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi quanto vale il mio account. E ragazzi, il mio account vale la bellezza di... Ciao a tutti, sono Otti di Pura Fibra Italiana col mio capellino da 50 centesimi e che il potere della connessione pura sia con voi, cari amici che vi siete iscritti e avete anche attivato la campanella. Direi di arrivare insieme a 10.000 like, anzi, è troppo impossibile, facciamo 5.000, anche quello mi sembra impossibile, ma vediamo di arrivarci. Così farò fare la valutazione del mio armadietto sia da mia madre che da mio padre. Verrà fuori una roba assurda. In questo video quindi andremo a valutare il mio armadietto, andremo a vedere quanto costano tutte le skin nel mio armadietto, quindi quanto effettivamente ho speso su Fortnite Battle Royale. Detto ciò, andiamo subito al video. Ah, e tra l'altro adesso andrò a giocare a Salve al Mondo subito per shopparmi questa skin qua, che a me piace tantissimo, quindi sicuro la shoppo. E vi ricordo che se volete shoppare qualcosa assicuratevi di supportarmi come un creatore inserendo il codice OTTPFI. E poi cliccando su accetta, veramente è un codice cortissimo, facile da ricordare. Controllate di averlo quando shoppate qualche skin per supportare questo canale. Ok raga, quindi sono calcolatrice alla mano e siamo pronti per andare a valutare tutto il mio armadietto. Direi di partire dalle mimetiche perché sono veramente la cosa più veloce da calcolare. E considerando che ne abbiamo shoppate 3 in totale, bastoncino candido, caldo e freddo e nuvole dorate, che in totale costano appunto 600, 200 e 200, che fanno 1000 V-Bucks. Quindi comunque io ho tutte le mimetiche finora disponibili in gioco e sono sicuro che le comprerò sempre tutte. Di questo sono sicuro. Per quanto riguarda le scie, ho tantissime scie che però non uso tantissimo. Nel senso, ne ho alcune preferite, che sono magari questa, fantascienza questa qua, il fuoco, le fiamme virulente, le fibre ottiche, chiaramente la pura fibra italiana, i fiocchi di neve, le scintille, le luci a filo di Natale, i pipistrelli, la stella cadente e il fiume di denaro. Per tutto il resto invece non le uso tantissimo, non mi piacciono. Di tanto in tanto magari uso anche queste, quindi impostiamole tra le preferite. Anche queste di tanto in tanto, però per il resto le altre non mi piacciono chissà che tanto. Direi quindi di andare ai deltaplani vari per vedere che cosa abbiamo shoppato. Qua abbiamo i vari ombrelli, quelli per le vittorie, che chiaramente giocando dalla season 2 io ho gli ombrelli di tutte le season. E addirittura ho l'ombrello fondatore proprio perché ho Salva il Mondo. Poi questo è un piccone che ti danno gratis, un piccone che ti danno gratis, un piccone che ti danno col pass battaglia 3 se non sbaglio. Poi questo che è un altro piccone, ma io devo smettere di dire picconi al posto di deltaplani, accidenti, perché lo dico sempre. Questo l'ho shoppato, il Mellow Rider, che costa 500, quindi aggiungiamo 500 V-Bucks al nostro calcolo. Mi piace tantissimo sto deltaplano, vi devo dire la verità. Ho shoppato anche il pennuto volante del corvo, deltaplano che ho usato per tantissimo tempo, quindi aggiungiamo altri 800 V-Bucks al nostro calcolo, proprio perché costa 800 V-Bucks. Andiamo avanti. Questo ve lo spiegherò dopo, perché veramente questa è una cosa assurda, ve lo spiegherò dopo come ho fatto ad ottenerlo. Che poi in realtà io non ho mai shoppato chissà che tanti deltaplani, almeno così sembra, cioè questi qua sono tutti da pass diversi, questo anche, questo è della season 2, questo è il deltaplano Mako che ti davano gratis. Il cavaliere luccicante l'ho shoppato pentendomene un sacco perché veramente l'ho usato pochissimo, ma l'ho shoppato. Così come lo scassinatore, questa invece non me ne sono pentito perché veramente la uso spesso, soprattutto quando Jack Gordon non perdona. Poi l'equalizzatore, che è uno dei miei deltaplani preferiti, alla pari con quello di Marshmallow. Sciame, che forse è il mio deltaplano preferito in assoluto. Pterodattilo l'ho shoppato, 1200 V-Bucks, ma ne vale tutta la pena, veramente è uno dei deltaplani migliori in assoluto. Giù, che è il deltaplano perfetto per la specialista delle scintille, che è la mia skin preferita. E per finire il dragone reale, che costa ben 2000 V-Bucks. E se devo dirvi la verità, cioè, se potessi lo darei indietro, non perché è brutto, è bellissimo, ma veramente ti impedisce di vedere. Cioè, quando atterri non vedi niente,
è un po' il problema che c'è con l'altro deltaplano, quello del drago di ghiaccio, che non vedi niente, non senti niente. Per quanto riguarda i picconi, questo è un piccone molto particolare che, ripeto, vi spiegherò dopo come ho ottenuto. Il piccone marshmallow, che hanno dato gratis a tutti, così come il leva chiodi. Poi vediamo, questo è il piccone particolare del pacchetto Frozen, che dopo andrò a spiegare. Avo, che è un'ascia che ho shoppato, quindi 800 V-Bucks. Più 800. Ragazzi, non vi dico ancora la cifra a cui siamo arrivati, ma vedrete, vedrete. Il piccone di Omega, ossia Salto. La cosa che più mi dispiace di questo piccone è che non possa cambiare lo stile, così come invece in quello di Graffio. Purtroppo Omega, che ha vari stili di colore, deve per forza beccarsi il piccone questo qua, cosa che ancora non capisco, ma vabbè. Piccone non dovevi, 500 V-Bucks per questo piccone che amo e tuttora uso. Il piccone Ninja Orsetto, assolutamente bellissimo, altri 800 V-Bucks per questo piccone, così come per la falce, che è forse una delle mie picozze preferite, insomma, veramente, veramente bella. Così come bastone torcia, mi piace tantissimo, però non la uso così spesso, perché fa zoom, 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 stra particolare. Poi abbiamo sull'orlo della fenditura, permafrost e morso, molto bello, piccone, 1200 V-Bucks per questo piccone, ma non me ne pento mai. Poi graffio, giudizio finale e colpo arcobaleno, che è stato forse il primo piccone in assoluto che abbia mai shoppato, e perché mi piaceva tantissimo e lo usavo tantissimo. Adesso ho un po' smesso, perché veramente con tutti questi picconi che ho che mi piacciono, raramente lo uso. E poi ACDC, il piccone della season 2, che chiaramente è bellissimo. Per quanto riguarda i dorsi, a dire il vero non c'è molto da vedere, se non questo, che ripeto vi spiegherò dopo come ho ottenuto, se non questo che è stato ottenuto gratis, questo che è stato ottenuto gratis, questo che è stato ottenuto gratis. Per il resto, questo che è stato ottenuto gratis, che forse è uno anche dei migliori in assoluto. Comunque le mie cose preferite sono queste che vedete qua. Quindi le ali, questo qua con le specialiste e le scintille ci sta una vita. Lo scudo del cavaliere nero, la spada, le ali, la borsa di soldi, il pupazzo di neve, il gonfiabile lama, il regalo, la torta di compleanno sono le cose che uso più spesso in assoluto. Andiamo ora ai balletti, e devo dirvi, ragazzi, che io coi balletti ci ho speso così tanto che non avete idea. Allora, veramente, tipo questa, 200 V-Bucks. Quella dopo l'ho shoppata. No, ragazzi, chissà quanto ho speso. Raga, il bello è che ho shoppato tutte ste robe e poi non le uso mai. Raga, veramente sto vedendo una cifra che è astrusamente enorme. Ma continuiamo adesso con i balletti blu. Questo che ho shoppato, chiaramente non me ne pentirò mai, bellissimo. Questa che ho shoppato e mi sono pentito perché veramente non l'ho usata mai. Questo dei soldi che ho shoppato senza mai più utilizzare. La Marsh Walk che ho shoppato. Poi questo di un pass. Infini Dub l'ho shoppato e non me ne pento mai perché è una delle mod che uso di più. Il serpente del pass battaglia 2. Giustizia arancione del pass battaglia. Giù il microfono del pass battaglia. Incomi che ho shoppato e uso tuttora tantissimo. Electro Swing che ho shoppato e uso tuttora. La Dub che ho shoppato, che poi è uscita Infini Dub, quindi è diventata inutile, la Dub singola. Capoeira che io amo come balletto, lo uso. Stile libero del pass rianimato l'ho shoppato. Ho shoppato troppi balletti, ragazzi, secondo me ho shoppato più in balletti che in skin. Potenza stellare l'ho shoppata. Raga, sta venendo una cifra astrusa. Questa l'ho shoppata per 800. Cuore vero l'ho shoppata per 800. Questo l'ho shoppato per 800. Questa, la Boogie Down te la danno attivando il... cioè te la danno gratis. Il ballo sfrenato pass. E questa 800 V-Bucks. Ma ora veniamo al momento che tutti stavano aspettando. Valutiamo quanto ho speso per le skin. Assurdo. Ho shoppato Luce Notturna a 800 V-Bucks. Me ne sono pentito perché dopo non l'ho mai più utilizzata. La bombarola lucente a 1200 V-Bucks. Assurdo, raga. Mello che costa 1500 V-Bucks, che non potevo non shoppare, mi piace troppo. Squadra specialista Triceratopo l'ho shoppata chiaramente. Chiaramente io ho tutto il pacchetto dei dinosauri, perché chiaramente dovevo averlo. Il re dei ghiacci, chiaramente, chiaramente dell'ultimo pass. Il ranger dell'amore, che vi dico la verità, ho shoppato non per la skin, ma solo per le ali dietro. Cioè, vi dico proprio la verità. Poi la pittura da guerra,
che è una skin che ti danno se sei fondatore di Salve al Mondo, così come questa. Questa per 500 e non me ne pento perché è bellissima. Questa che ho comprato e non me ne pento perché è bellissima. Questa che non me ne pento, cioè tutte le tipe con questa faccia a me piacciono. Questa è la skin riflesso particolare per quelli che hanno shoppato una scheda video. Però ragazzi, io non ho dovuto shoppare nessuna scheda video per averla e farò un video. Fatemi sapere nei commenti se vi interesserebbe sapere come ottenere questa skin senza dover comprare chiaramente la scheda video. Se volete saperlo, scrivetemelo nei commenti, così magari ci faccio un video. Poi il Ranger teschio che ho shoppato per 1200 V-Bucks, così nel periodo di Halloween avevo una skin. Il problema è che l'ho shoppata prima di sapere che sarebbe uscito Jack Gordon, che chiaramente poi ho shoppato perché Jack Gordon, si sa, non perdona mai. Questa skin qua l'ho shoppata perché mi piaceva un sacco, per un sacco di tempo è stata la mia preferita. Questa era di un pass. Questa l'ho shoppata perché chiaramente è una delle mie preferite. La mia skin preferita in assoluto. Poi c'è Carburo, c'è Manny, c'è Ragnarok, c'è Viaggiatore Oscuro, c'è Frostbite, il Corvo che ho shoppato, Cavaliere Nero, Calamity e Alla Deriva. Siccome io ho preso il pass dal 2 al 7, questo fa pass battaglia 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vuol dire che io ho shoppato 6 pass battaglia. Ragazzi, è arrivato il momento di svelarvi quanto vale il mio account. E ragazzi, il mio account vale la bellezza di 49.000 V-Bucks. Che se calcoliamo che togliendo due zeri otteniamo il numero di euro, fanno 490 euro. Il mio armadietto vale 490 euro. E sono sicuro che comunque non è tantissimo per certe persone, perché veramente loro shoppano un sacco di skin. Io di skin ne ho shoppate relativamente poche, concentrandomi più sui balletti, sui picconi, sui deltaplani e altre robe. Però veramente 490 euro di mio account, assurdo. Fatemi sapere con un calcolo quanto vale il vostro account qua nei commenti. E beh, grazie mille per la visione, amici, e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!